Grazie Presidente. Io parto dal regolamento per dire finalmente è arrivato il regolamento entrate, perché diciamo, i regolamenti sono fondamentali per il buon funzionamento della parte amministrativa, no? Di una città, quindi quando sono redatti bene e quando hanno dei contenuti importanti servono proprio per far lavorare bene tutti. E in particolare l'articolo 9, che è la novità, no? Di questo regolamento, è quello che appunto le modalità di pagamento delle entrate, che diciamo, è molto importante che ci sia e che diciamo, dà un po' una visione di futuro. Cioè posso utilizzare il pago PA, posso utilizzare delle modalità di pagamento un po' più diciamo, moderne. E al di là quindi poi di tutti i tecnicismi, magari ci sono tanti altri articoli importanti che non mi soffermo perché probabilmente sono più esperti altri di me, però vorrei soffermarmi sul discorso della riscossione delle entrate, che è sempre stato un po' il mio, diciamo, obiettivo da quando sono entrata qui e che spero che quando vado via da qui riusciremo ad ottenere dei risultati sulla riscossione. Allora, per quanto riguarda, io all'assessore avevo prima consegnato un foglio con, diciamo, sì, bravo, con dei dati e li volevo, diciamo, un po' analizzare insieme. Analizzare insieme perché è importante capire proprio da diciamo quello che è la fotografia che abbiamo al momento, che è quella dell'anno 2018, quindi il rendiconto 2018 appena chiuso. Ora noi abbiamo un'eredità, che questo non lo nascondiamo perché è un'eredità, che è quella appunto che viene con i residui iniziali attivi, che praticamente sono di circa 7 miliardi di euro. Questi 7 miliardi di euro di residui attivi, 2 miliardi sono del titolo 1 e circa 3 miliardi e mezzo del titolo 3, quindi le entrate extratributarie. Poi abbiamo tutta la parte invece degli accertamenti e delle riscossioni dell'anno di competenza. Gli accertamenti ce ne abbiamo 5 miliardi e la riscossione 3 miliardi e 3. Poi vi ho messo dall'altro lato la parte delle spese finali, perché sappiamo che per un bilancio in equilibrio tot entra, tot deve uscire, giusto? Ora, nella riscossione, guardiamo la riscossione di competenza, io ho 3 miliardi e 3, però se vado a vedere i pagamenti di competenza ho 3 miliardi e 4 e 55, cioè ho praticamente tra i due. Sto parlando di entrate finali e spese finali, quindi al netto di partite di giro e al netto di tutta quella parte che a noi non interessa. Questa è proprio la parte importante del bilancio. Ora, la differenza tra i due è meno 99 milioni. Questo è importantissimo. Perché? Perché vuol dire che, essendo che questi proprio sono i dati poi importanti, sono i dati su cui dobbiamo chiudere poi in equilibrio il bilancio, se noi abbiamo già all'interno tra ciò che entra e ciò che poi spendiamo uno squilibrio, quello squilibrio poi ce lo portiamo nel tempo e quindi poi si accumulano. Ora, questo dato che voglio far emergere qui in questa, diciamo, aula è importante perché io ho fatto un'analisi di Roma confrontata con altre città. Ora, la capacità di riscossione di Roma è il 37,4%, come vedi nella prima. Ora, se guardiamo quelli di competenza sono 66%, se guardiamo quelli di residui sono 16%. Quindi il grosso dove sta? È il problema che non riusciamo a recuperare residui. Cioè, questi 7 miliardi che noi abbiamo come, diciamo, grosso stock da recuperare, purtroppo non li riusciamo a recuperare e non so quali sono i motivi. Questo magari dopo l'assessore, eventualmente a fine della discussione generale, ci aiuterà a capire perché non riusciamo a recuperare queste risorse, visto che la capacità è bassissima di recupero di queste risorse, ma che poi questo logicamente va a impattare su un buon andamento, perché se io non riesco a recuperare le risorse, poi ho il problema che devo
cancellare i crediti diventano sempre di più, lo sappiamo che l'anno scorso abbiamo cancellato abbastanza miliardi, e questo significa che dobbiamo lavorare assolutamente sulla capacità di riscossione delle entrate. Questo non è una cosa che lo sto dicendo adesso io, perché lo sappiamo bene che ce l'ha sconsigliato già l'OREF in assestamento di bilancio, e sono anni che si dice che Roma Capitale c'ha un problema di riscossione delle entrate. Quindi mi chiedo, se questo regolamento che stiamo approvando oggi, mi auguro più che mi chiedo, ci aiuta a cercare di recuperare queste risorse? Cioè, più che altro nel nostro futuro incominceremo ad aumentare la capacità di riscossione, almeno quella di competenza che è il 66%, e che so che in altre città di competenza arriviamo anche all'80%? Perché se riusciamo, almeno fra due anni, non dico subito, però se riusciamo fra due anni a raggiungere questo risultato, io penso che ha un significato il fatto che noi stiamo qui, perché altrimenti, essendo che la capacità di riscossione è un qualcosa che è abbastanza, diciamo, difficile da raggiungere e da realizzare, però penso che l'informatizzazione dei processi, la tecnologia, l'informatica ci può aiutare. Oggi abbiamo fatto una commissione congiunta bilancio scuola, dove sono emerse criticità proprio sulla modalità di pagamento della refezione scolastica, dove lì appunto bisogna aiutare le famiglie a cercare di pagare direttamente online la refezione scolastica, però purtroppo ancora non riusciamo, cioè tutto l'iter è stato avviato, tutto sembra che sia, però poi alla fine il risultato non lo riusciamo a vedere, e soprattutto i cittadini non sanno nulla che magari possono pagare la refezione scolastica direttamente online. Quindi lo sforzo è, noi stiamo lavorando tanto, facciamo regolamenti, facciamo tante cose, però secondo me qua nessuno lo sa. Quindi cominciamo a dire, ad esempio, la presentazione dell'assessore sul regolamento entrate, avrei detto questo articolo 9 sulle modalità di pagamento, insomma avrei approfondito un po' di più, avrei fatto sapere ai cittadini in quest'aula che cosa può comportare questa innovazione nel regolamento, perché altrimenti nessuno sa tutto il lavoro che facciamo. Grazie.